Stop! Che vuoi? Ah, che vuoi? Questa foto è pure. Forse. È bianco, ma guarda, guarda, la vedi, la vedi. No, dai, piccolo, io sono. Ti dico una cosa, se da 50 non ti sei. 40 non è? Sì. Quanto sei? No, poco, perché sì, sono io a lei. No, sì, uno, uno. No, uno, uno da 40. Vieni con un nemico, sì, poi. Qui è il magazzino a 100 metri di distanza dove è stata uccisa Desiree. Da qui entrano per spacciare e per drogarsi. Bottigliette per fumare il crack, cocaina, troviamo di tutto e alla luce del sole. Arriva la delegazione del Partito Democratico a mettere i fiori davanti al magazzino dove è stata uccisa Desiree. Arriva anche l'onorevole Fiano, Partito Democratico, a portare dei fiori per Desiree. Adesso tutti qua, tutti in vetrina. Si chiude sempre la stalla dopo che sono scappati i buoi, ma questo è un paragone stupido, scusatemi. E io sono incazzato perché non è giusto, non è, io qui ci sono nato, ho 71 anni e sto quartiere non era così, era meglio, si viveva bene, si conoscevamo tutti, adesso è diventata una zozzeria, una fogna. Siamo noi la sicurezza, siamo noi le guerre, non una di meno, le nostre battaglie, il nostro stare in piazza. Contro il decreto Salvini. Dove stavate fino adesso? Per Pamela, dove eravate? Siete venuti a fare uscio politico. Siete venuti a fare uscio, adesso avete fatto uscio, potete anche andare via, perché qua per 4 giorni non c'è stato nessuno. Voi siete venuti oggi quando ci stanno i sciacalli. Noi sono 5 giorni che siamo qua, ma non perché, per combattere per Desiree, rivendicando una morte di una ragazzina che doveva stare qua, insieme a Enrico. Esatto, bravo. Esattamente, il punto è quello che dici tu. Italia agli italiani! Pensate come gli italiani! Sì, Italia agli italiani! Italia agli italiani! Questo è il punto, no? Pamela uccisa da 4 nigeriani, questa violentata e stuprata da marocchini. Italia agli italiani! Ministro, non si può morire così a 16 anni. Non si può morire così a 16 anni. Fuori Salvini dai quartieri! Fuori Salvini dai quartieri! Che dice di queste persone che la contestano? Questi sono tutti complici. Però recupereremo la legalità via per via, quartiere per quartiere, città per città. Vuole fare una promessa a San Lorenzo perché adesso lei è lo Stato. Sì, sì, infatti vengo qua da ministro, non da osservatore, e mi impegno a riportare legalità e tranquillità, non solo qua. Da ministro mi impegno a fare pulizia, a tornare con la ruspa. Ecco qua, è che contestano Salvini, non lo fanno avanzare fino al magazzino dove è stata uccisa Desiree. Sciacallo, sciacallo, sciacallo! Sassoni via! Voi con tutti gli extracomunitari dovete andare via! Sassoni! Grande Matteo! Forza! No, io c'ho mio nonno che era un partigiano, io adesso sto con Salvini.
a Salvini lo amo perché è l'unica speranza per me e per i miei figli, l'unica speranza dopo che abito in una piazza di spaccio, una piazza dove passi ti arrivano le bottiate. Mio nonno era partigiano, no, questi che si mettono il tricolore al collo e dicono che hanno partiti partigiani a 60 anni che non sanno manco che è a destra e a sinistra. Io non c'entro niente a destra e a sinistra, qui è morta una ragazza e nel modo più crudele che può morire una ragazza, sto schifo oggi in CDS, oggi noi vogliamo giustizia. Guardate che per chi vive a Roma, conosce Roma, queste immagini sono sconvolgenti, perché poi davvero San Lorenzo è un quartiere storico centrale di Roma, è anche un quartiere storicamente di sinistra, e quindi vedere questa frattura, no? Questa spaccatura violenta tra le persone di quel quartiere, no? E anche questa acclamazione di un pezzo del quartiere per Salvini, è qualcosa che non avremmo mai pensato prima, perché appunto la storia di quel quartiere è una storia di durissima opposizione da sinistra appunto a quelli come Salvini. Quindi quel pezzo di paese lì, quel pezzo della nostra capitale ci racconta più di qualsiasi altra cosa in questo momento cosa sta accadendo nel nostro paese. Buonasera a Massimo Giletti, collega, conduttore dell'Arena e che fa strepitosi ascolti tutte le domeniche. Grazie di essere qui, Massimo. Alessandro De Angelis, vice direttore della Printon Post. Ciao Alessandro. Ciao. Valentina Petrini, grazie per essere qui. Buonasera. Allora, voglio subito sapere un vostro commento a quello che avete visto, però 45 secondi di numero contati prima di cominciare. Allora, Massimo, sembra un'indignazione così potente come quella che abbiamo visto, è l'indignazione di chissà che cosa c'era dentro quel palazzo, dentro quel cortile, scene conosciute, quindi una morte annunciata in qualche modo. È questo che crea questa rabbia e questa indignazione. Ma la madre, quella donna, credo sia una madre di San Lorenzo, credo che riassuma la verità di questa storia, al di là delle speculazioni politiche come troppo spesso accade, no? Cerchiamo di fare un salto in avanti. I buchi neri, quello è un buco nero, delle nostre città devono essere sanati, ma il fatto che debbano essere sanati non è una questione di destra o di sinistra, è una questione di Stato. Cioè, se uno Stato ha la S maiuscola, porta la legalità in quei buchi neri. Lo Stato a Roma per prima cosa ha fatto, ha chiuso la città delle donne, cioè dove si sostenevano la casa delle donne, dove venivano sostenute le donne violentate, emarginate, a loro si dà lo sfratto. A quelle realtà di San Lorenzo, di Torbella Monaca, di mille altre realtà dove c'è gente onesta che si fa un mazzo così tutto il giorno per lavorare, poi alla fine
il degrado distrugge qualsiasi tipo di realtà. Ecco, lo Stato, se è uno Stato vero, dà una risposta, ma non solo quando si portano i fiori, come se vogliamo dare un senso a quei fiori. Ho visto tutti portare i fiori, benissimo. Se vogliamo dare un senso a quei fiori, dobbiamo rispondere coi fatti, non lasciare abbandonate però, le persone. Però dobbiamo... C'è stata a San Lorenzo oggi... decine di denunce. Sono anni che si denuncia quello Bravo. Che avviene. Ci sono, oggi ci sono state stasera tante Dai. Persone che hanno sfilato al corteo di, in un corteo appunto di protesta e di ricordo di Desirè. Vede, queste sono le immagini che abbiamo girato proprio nella faccia, era anche il sindaco Raggi. È chiaro che queste bestie, perché sono delle bestie, persone che si avventano, le bestie in non una ragazzina, cioè qui siamo peggio, sì, capito? Intendo no, dire che sono dire e su questo animali. È scontato. Però capito, scusate, però... io oggi da cittadino voglio sapere perché non si è fatto niente per ripulire quelle zone. Ma perché conviene perché non si via è fatto... la casa delle donne? Si sapeva esattamente. Allora, oggi è tempo di domandarsi quali sono le responsabilità. Quante sono state le denunce contro quei cortili, quei posti dove tutti sapevamo quello che accadeva? Ma Alessandro De Angelis. Sì, infatti è proprio questo il punto, Corrado. Noi, per esempio, ieri abbiamo pubblicato una serie di verbali molto interessanti dell'Osservatorio sulla sicurezza, che è questo organo che è stato istituito dal sindaco e che viene convocato dalla prefettura ogni 3 settimane, dove tu vedi proprio nei verbali, te l'ho anche portato, e... Da marzo il presidente di municipio della zona segnala l'allarme sul degrado e questi verbali sono una richiesta di avere più Stato, intesa come più sicurezza, più polizia, più forze dell'ordine. Oltre a questo noi abbiamo letto su tutti i giornali in questi giorni, c'era una lettera per esempio di un professionista su Repubblica, il cui studio affacciava proprio di fronte allo stabile dove è morta Desirè, che dice che aveva portato anche alla polizia dei filmati, delle cose, e dice no, ma noi già sappiamo. Allora, il punto è proprio questo. Senza voler cercare capri espiatori o speculare su questa vicenda, ma questa è la Macerata ai tempi di Matteo Salvini. Il ministro dell'interno, ieri... Tra l'altro la madre di Pamela, la povera ragazza assassinata a Macerata, faceva parte del corteo stasera a San Lorenzo. Non è un caso, no? Su immediatamente i due casi certo, sono stati collegati. Esatto. Cioè, perché questo non significa, sia chiaro, preciso, che stia attribuendo delle responsabilità a Salvini. Dico che un ministro dell'interno, però, non trasforma un luogo di una tragedia in un set per alimentare una psicosi. Perché è ovvio che se tu vai a fare campagna elettorale in un clima di tale tensione, è ovvio che si divide in due. C'era chi diceva vattene che sei uno sciacallo e chi diceva sei tu l'unica speranza. Questo però appunto è un contesto da campagna elettorale. Un ministro dell'interno avrebbe dovuto stare al Viminale e chiedere al prefetto, al questore, alle forze dell'ordine, al sindaco che cosa non ha funzionato e anche capire come gli hanno rappresentato la situazione, se c'è un'emergenza, insomma... Voglio dire, non è un modo di gestire la sicurezza nazionale, quella di andare il modo in cui la sta gestendo Salvini, per cui passi una intera estate... Silenzio per cortesia, scusate, silenzio del pubblico, grazie. Cioè, il ministro dell'interno ha passato un'estate a, diciamo, occuparsi degli sbarchi, facendo una gigantesca operazione propagandistica, grazie al fatto che erano stati diminuiti grazie al precedente governo. È stato molto poco al Viminale, dopodiché sì, le operazioni che riescono sono le sue, come quando vengono sgomberate la povera gente. Quando non si sgombera Casa Pound, per esempio, non si capisce di chi sono le responsabilità. Va là, non parla delle responsabilità e dice colpa di chi era prima. Un ministro dell'interno non può attaccare Valentina Petrini. Deve chiarire le responsabilità qui ed ora. Valentina Petrini, cosa ti colpisce di questo quartiere... Un quartiere che conosco molto bene, Corrado. Io ho vissuto a San Lorenzo tra il 2000 e il 2005, quando ero una studentessa universitaria a Via De Lollis, e poi con te, nel 2011, noi portammo le telecamere di Piazza Pulita a San Lorenzo.
in una delle piazze, diciamo, più famose di San Lorenzo, dove c'era un edificio di proprietà di privati che stava per essere trasformato in una grande sala giochi. E mi ricordo che quel giorno noi eravamo in diretta, scesero dai palazzi. Cinema Palazzo. Scesero, adesso c'è un processo in corso per gli occupanti, ci sono diversi attori, da Elio Germano a Sabina Guzzanti, che ancora, insomma, presidiano quell'occupazione. Ma quello che mi rimase impresso di quel 2011 erano le signore che scendevano dai palazzi con la sedia perché avevano paura. Non che arrivasse la sala giochi o il casinò, ma che quella sala giochi diventasse attrazione di spacciatori che comunque erano già a Piazza Immacolata, che era la piazza successivamente precedente. 2014, e questo era il 2011, quindi già c'era questo problema e già la gente lamentava che c'era un problema di piano urbanistico a San Lorenzo, perché c'erano diversi edifici di privati che erano vuoti, sfitti, e che finivano per diventare il luogo del degrado. Gennaio 2014, a proposito del quartiere di sinistra che oggi plaude a Salvini, vorrei dirvi che, diciamo, queste sono, come posso dire, delle cose che, degli aspetti superficiali di queste storie. Nel 2014 in via De Volci una quarantina di nordafricani, di cui si presume che la maggior parte fossero spacciatori, organizzarono una spedizione punitiva armati di coltelli e bottiglie di vetri contro una serie di posti occupati dagli antagonisti nella zona. Ne nacque una forte colluttazione, perché erano le persone del quartiere che facevano le sentinelle per cacciare gli spacciatori. Il giorno dopo, come risposta all'aggressione degli spacciatori, non si è capito qual è stata la natura, ma un gruppo di incappucciati andò a beccare gli spacciatori all'angolo di via dell'Immacolata. La situazione di guerra era conosciuta. Quindi la conclusione tua qual è? Che lo Stato, da chiunque sia rappresentato, perché lo Stato oggi è Salvini, ma le persone passano e le istituzioni restano, lo Stato, quando decide di presentarsi su quei luoghi, prima di tutto chieda scusa. No, scusate, io non sono... Allora, noi chiediamo... Tanto, lui, De Angelis, è un attento studioso della politica, quindi mi stupisce che, cioè, come Macerata è stata l'amica per far salire a livello nazionale Salvini, è chiaro che una situazione critica dal punto di vista del sindaco di Raggi, che potrebbe andare a processo entro breve, quindi potrebbe essere futuro, non si sa, è chiaro che questo è una specie di antipasto di quello che potrebbe essere la politica, cioè, però Salvini va sul posto, noi chiediamo alla politica di farsi parte di quelli che sono i problemi. Se va il ministro, va sul posto, a me non dispiace. Il problema è che vorrei che dopo facesse in concreto delle cose. Io ho capito quello che vuoi dire, anch'io vorrei che non si facessero vedere, per me si fanno vedere troppo, però voglio dire, quello va sul posto, ci siamo sempre lamentati che la politica è lontana, va sul posto, prendiamo atto che va sul posto, forse anche per quello che dici tu, perché chiaramente, che penso io, Roma il futuro Salvini lo vuole prendere. La Raggi andrà, cioè, abbiamo processo. Già visto queste scene, quindi, abbiamo visto che la politica fu ammazzata la povera Patrizia Reggiani, si sfrutta, no? E vedemmo che in quel caso andò, però, se non mi sbaglio, addirittura Gianfranco Fini in persona. Ma la politica da sempre fa queste allora cose. Allora c'era Le Manno, no? Che doveva diventare sindaco, andò sul posto a Tor di Quinto, era stata assassinata questa povera donna e divenne materia di campagna elettorale. Vinse probabilmente la campagna. Tu puoi anche, non sono opinioni, io personalmente non lo condivido. Ieri però, dati di fatto, ieri ha convocato Salvini il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, che alla presenza del Ministro c'erano il Prefetto, il Gabinetto del Sindaco, le forze di polizia, ed è stato deciso l'avvio di un cronoprogramma per gli sgomberi. Ora, al netto della spettacolarizzazione della cosa, si può per esempio chiedere se questo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza è stato riunito prima, quante volte, se questo cronoprogramma per gli sgomberi si doveva aspettare la tragedia ieri mattina? Cioè, è questa tutta la parte, perché... Ma sai che la tragedia... Io però ti ricordo che a Roma tentarono di sgomberare nel pieno centro di Roma un palazzo che era occupato da una vita... E sai bene che la polizia si prese dell'essere fascista perché era intervenuta in modo duro. Quindi dobbiamo metterci d'accordo. Sì, quando si interviene si è fascisti. Se non si interviene, non lo so cosa si è, io vorrei che le regole venissero rispettate. Sì, una sola cosa, Massimo. Valentina, poi voglio dire la mia. Una sola cosa, Massimo, giusto perché non si faccia confusione.
tutte le volte che c'è purtroppo un caso come questo sul corpo delle donne martoriate si fa propaganda politica. Io mi sono un po' rotta le scatole di questa cosa, perché noi non stiamo già più parlando di Desirée e dello spazio, ma stiamo parlando del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, e lo stesso ministro e la Raggi ieri hanno dato spettacolo entrambi di essere probabilmente in campagna elettorale, perché hanno tirato fuori un tema che nulla c'entra con quell'area delle botteghe di Via dei Lucani, perché un conto sono le occupazioni abusive politiche, un conto sono aree come quelle di 20.000 metri quadrati che sono di proprietà di privati abbandonati a se stessi, dove ci sono contenziosi che durano da 13 anni e non hanno nessuna finalità. Quindi mettere insieme queste due cose, come ha fatto ieri la politica, il sindaco Raggi e il ministro Salvini, significa far passare in secondo piano ancora una volta la violenza sulle donne. Posso dire una cosa, Massimo, che però secondo me è importante, perché ora noi assisteremo al divampare di questa polemica. San Lorenzo diventerà per un po' il centro della campagna politica italiana, però tutte le reazioni a cui noi assistiamo oggi sono reazioni a togliere la ruspa, lo sgombero, togliamo, mandiamo via, chiudiamo, vietiamo, cioè c'è tutta questa linea che è facile, no? Che vietiamo, il sindaco Raggi ha detto non si beve più dopo le 21, no, non credo che il problema di bere alle 21 sia il problema, che non è questo che avrebbe salvato la vita a Desirée, ma va bene, lasciamo perdere. Il problema è che tra poco parleremo dei problemi economici di questo paese, non c'è una politica in grado di pensare, ma io se voglio evitare che continuamente venga occupato questo immobile, perché era stato sgomberato chissà quante volte, ogni volta gli spacciatori e i tossicodipendenti ci riandavano dentro, posso iniziare a pensare che lì forse, zona universitaria, posso fare un alloggio per gli studenti? E all'imprenditore che ci investe gli tolgo le tasse per 10 anni. Bravo. Non gliele faccio pagare se investe e costruisce qualche cosa lì. Ma perché io non sento mai un ragionamento del genere dalla politica? Arriva in quei luoghi, sgombra, la ruspa, la polizia, buttiamo giù tutto. Qualcuno che dica costruiamo qualcosa, se no non finirà mai. Investiamo. Io, no? Ma guarda, siccome i tuoi sono ragionamenti che tutti destro e sinistra dovrebbero sottoscrivere, ci dobbiamo porre la domanda: perché la politica non lo fa da anni? Perché non lo fa? Perché gestire le emergenze, gestire il degrado, probabilmente porta più interessi a qualcuno, perché su questa città in tanti hanno fatto i loro interessi, hanno portato a casa fior di milioni di euro sulla pelle degli abitanti di Roma. Se noi pensiamo che ancora oggi non si costruiscono case popolari da una vita e si tiene la gente in posti ghetto, dai quali poi, stando in quei posti ghetto, diventi per forza di cosa anche tu uno che va contro il sistema, contro la politica. Ecco, se noi, non, siccome è facile da capirsi, ci dobbiamo porre la domanda perché? O sono incapaci o fa comodo tenere questo tipo di sistema. E diciamo una cosa, perché nel cinismo oggi della campagna politica è chiaro che oggi ci sono due senegalesi probabilmente o tre, un nigeriano coinvolti in questo assassinio, speriamo che stiano in galera e si prendano tutti gli anni possibili e immaginabili dentro un carcere e non escono mai più, però se noi ci limitiamo a dire che il problema sono quei quattro africani in Italia, facciamo propaganda, incassiamo dal jackpot elettorale, perché è facile e non costa niente, ma il problema è perché c'erano quei luoghi lì, perché quei luoghi lì non sono stati messi in condizione di essere luoghi civili dove questo non sarebbe accaduto. Ma questa è una parte complessa del discorso, e la complessità non fa parte di questa fase politica. Allora, dagli senegalesi abbiamo chiuso il ragionamento. Il linguaggio politico di oggi è una superficialità, questo è il punto, di una banalità, ed è finalizzato solo agli slogan. Allora, la classe politica di oggi ha una grande occasione, siccome si parla del cambiamento. Io, la parola cambiamento è una parola neutra, non vuol dire niente, il cambiamento può essere positivo o negativo, però il cambiamento vero è di passare dagli slogan ai fatti seri e concreti. Ma soprattutto se questo è il cambiamento, però usate, cioè siate concreti nelle cose. È troppo facile dire i 600.000 invisibili. Sì.
li cacciamo dopo 10 giorni. È impossibile. Dove sono finiti questi 600? Ma guarda, Massimo, una cosa, cioè, è una cosa, lo Stato deve spiegare una cosa a quei cittadini: per quale motivo loro conoscono nome e cognome, il viso di tutti questi spacciatori che stanno a Piazza dell'Immacolata sotto le telecamere di sorveglianza? Chiunque frequenti San Lorenzo o vada al cinema Tibur, perché la droga è un mercato milionario, ci sono troppi interessi dietro a questi mercati milionari. Vado a San Lorenzo e chiedo alla gente: ma secondo voi questa droga dove arriva? Sulla bocca di tutti, sia a San Lorenzo che al Pigneto, ti dicono: ma noi non lo sappiamo, però qui da un po' di tempo vengono i napoletani, vengono i casertani, dicono che è la camorra che porta questa droga. Ma se la gente comune queste cose le vede e le sa da 15 anni, come fa uno Stato poi, dopo che una ragazzina è stata massacrata in questo modo, a garantire sicurezza alla cittadinanza? Lo Stato non è stato in tante aree delle nostre grandi città. Lo Stato non è più Stato, ci sono delle zone dove persino la polizia fa fatica a entrare. Se noi continuiamo a tollerare questa situazione, diverranno come le banlieue francesi. Allora, io dico solo una cosa, perché dobbiamo parlare anche appunto della manovra. Questa storia c'entra molto con i soldi che noi dobbiamo spendere per il bilancio pubblico, perché parliamo di reddito di cittadinanza, parliamo di flat tax, parliamo di Fornero, di legge Fornero da cambiare, però alla fine qualcuno vuole mettere 4 soldi, anzi un bel po' di più, nel riqualificare le zone, le periferie, le zone degradate, perché altrimenti casi come quelli di Desiré purtroppo sono destinati ad aumentare, perché l'Italia è un paese che si sta degradando a una velocità impressionante, perfino nelle sue zone più ricche, figuriamoci in quelle che degradate già lo erano. Tu hai sentito parlare di riqualificazione delle periferie? Tu hai visto qualche miliardo messo per andare a riempire quei buchi neri, a farci qualche cosa di utile per la collettività, anche per i privati, ma che tolga quello schifo di mezzo? Sarebbero delle operazioni che genererebbero soldi e lavoro. Sono 13 anni che cercano di varare il piano urbano per San Lorenzo e non ci sono riusciti. Spiegassero perché alle persone, insomma, questa è una risposta che la politica allora deve dare. Massimo, rimani con me, con Alessandro De Angelis e Valentina Petrici, vediamo dopo quando arriverà anche il ministro Bonafede, e torneremo anche a parlare del caso Roma, Roma città amministrata da un sindaco di 5 Stelle, però prima voglio, e tra l'altro il tema, diciamo, del degrado di Roma e di questo assassinio di cui parlano ovviamente anche i media internazionali, non fa che aggravare un po' l'immagine del nostro paese in questo momento in Europa. Allora io, per cominciare a discutere di quello che ha detto Draghi, della bocciatura della manovra italiana, di quello che succederà, sono tutti preoccupatissimi, lo spread, i mutui, che cosa succede ai miei soldi, per cominciare questa discussione voglio ripartire da Pierre Moscovici, che è commissario degli affari economici, quindi presidente del ministro dell'economia dell'Unione Europea, che a Piazza Pulita la settimana scorsa, giovedì scorso, in intervista aveva detto questo. Vedo che c'è una tendenza in Europa che si traduce in partiti di estrema destra che arrivano al potere attraverso il voto. Vediamo cosa succede in Polonia e in Ungheria. Ci sono minacce sull'indipendenza della magistratura, sulla libertà di stampa, il mancato rispetto della Costituzione e dello Stato di diritto. Sull'Europa soffia un vento che lo stesso Orban chiama democrazia illiberale. È in atto una spinta populista e di estrema destra che penso sia un pericolo per il nostro continente. Allora, l'intervista di Moscovici ha fatto infuriare letteralmente i partiti di governo, in particolare la Lega. Un europarlamentare della Lega, che si chiama Ciocca, è andato da Moscovici appena Moscovici aveva finito, subito dopo un discorso fatto da Moscovici all'Europarlamento. Arriva l'europarlamentare Ciocca e guardate che cosa fa. Si pulisce la suola della sua scarpa sui documenti di Moscovici. Un gesto di sfida, è solo folklore, qualcosa di più. Adesso ne parliamo. Buonasera a Federico Pubini. Ciao Federico, vice direttore Corriere della Sera, grande firma economica del giorno, di quel giornale. Armando Siri, in collegamento da Milano, sottosegretario alle infrastrutture e consigliere economico di Matteo Salvini. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Professor Giulio Sapelli, bentornato tra noi. Illustre economista, in collegamento da Milano. Buonasera Sapelli.
Voglio cominciare da... Intanto, Massimo, che cosa ci racconta la scena di Ciocca e Moscovici? È folklore? Qualcuno ha detto, ecco, Moscovici ha risposto, il fascismo si comincia col fascismo ridendo e poi invece ci si accorge che è una cosa grave, no? Ma, senti, la politica oggi ci ha abituato negli ultimi anni a gesti di questo tipo che io, francamente, ricondurre al fascismo mi sembra delle forzature. Pensavo a Moscovici, nessuno si ricorda, non viene mai citato, il fatto che lui faceva sforava i bilanci e quando era al governo francese andava anche al 3%, forse se lo ricorda il professor Sapelli, non lo so, era uno che comunque sfondava anche lui. Io dai francesi che pigliano a botte le donne incinta e ci risbattono indietro i bambini, i ragazzini neri minori, francamente non mi sento di prendere lezioni. Io vorrei però dire al problema, siccome io ho dei seri dubbi sulle manovre che vengono fatte, credo che ci sia troppa spesa corrente e quant'altro, a me piacerebbe da una